Bella a tutti ragazzi, qui dal vostro Daniel Street. Siamo di nuovo su Victoria 3 con il DLC Sphere of Influence. Ecco, mi dovete scusare, abbiamo fatto già due video con la Francia, ma io mi sono detto, c'è il DLC, io devo ricominciare. E quindi facciamo che quei due video sono la continuazione, diciamo, della serie tutorial. Infatti siamo già a 1840 con cose fatte un po' a caso. Adesso ne iniziamo una di partita con tutto quello che c'è su Victoria 3 e cerchiamo di metterlo in pratica. Sempre con la buona Francia, perché io voglio far ritornare, quindi iniziamo da voce del diario, voglio far ritornare come progress, voglio far tornare i bonapartisti che sono al 2.78%. Bene, poi ci sono i legittimisti, quelli di Carlo X, mi sembra, che nel 1830 aveva abdicato dopo la rivoluzione di luglio, giusto? E poi ci sono loro, gli ornanisti, e noi siamo Luigi. Infatti dice, allora, tre linee dinastiche rivendicano il trono francese. Gli orleanisti, che sostengono la monarchia costituzionale di luglio, istituita nel 1830, bravo, lo sapevo. I legittimisti, che sostengono il deposto Carlo X di Borbone e i suoi discendenti, e i bonapartisti, che cercano di riportare al potere la famiglia di Napoleone Bonaparte. I tre monarchici dinastici sono in competizione con le attuali autorità e tra di loro per vedere i loro rispettivi pretendenti a salire sul trono di Francia. Quindi c'è intanto la legge monarchia e una delle tre dinastie ha consolidato il proprio dominio. Quindi, se completata, l'ideologia dinastica dominante otterrà un evento per permettere il proprio candidato sul trono di Francia. Ok, fallirà se, ecco già, il tumulto non deve superare il 25% ed è vera una di queste tre cose. Quindi non guerra civile, non altre cosette, perché noi lo vogliamo far riportare. Bene. Questo cos'è? C'è un po' di disordini in questo monarchici divisi. Allora, quindi partiamo dalla voce del diario. Allora, il grande gioco, che è oggetto del DLC, adesso non ci compete. Quindi abbiamo come agenda nazionale i monarchici divisi e la conquista dell'Algeria. Sì, dell'Algeria. Nel 1827 il cosiddetto caso del ventaglio ha portato ad un blocco militare francese del Deylik di Algeri. Tre anni dopo le nostre truppe sbarcarono in forza sulle coste dell'Algeria, quindi infatti siamo praticamente qua. Eccolo qua, ad Algeri. Sconfiggendo nettamente l'esercito di Hussein Dey nella battaglia di Stawelli. Con la sua sconfitta il vecchio Deylik si sgretolò, ma opportunisti e pretendenti riempirono rapidamente il vuoto che aveva lasciato. La nostra conquista non è ancora completa. Finché il vessillo francese non sventolerà in ogni borgo algerino e ogni ribello non sarà schiacciato sulla sabbia, non avremo pace. Viva la France! Vive la France! Quindi, Orano, Algeri, bene, e anche Costantina, tutto, se completata, gli eventi relativi alle incursioni su larga scala non si verificheranno più, attiva l'evento il proclama di Algeri, quindi fallirà se non c'è questi. Bene, quindi c'è il fiasco, no, noi bisogna per forza prendere tutto, quindi noi ci dobbiamo concentrare innanzitutto a prendere questa parte. Poi controlliamo la Francia, come siamo messi a livello di intanto di queste cose qua, più 3,46, guarda, abbiamo di influenza tantissimo perché siamo comunque secondi come rango in classifica, abbiamo già un meno 6,93, vabbè, abbiamo delle riserve auree molto elevate, quindi non ci fa niente, però in questo momento stiamo scendendo perché ci sono delle imposte non riscosse. E queste imposte non riscosse è perché c'è qualche cosa che non... c'è qualcosa che non va bene, direi. Forse come stati non incorporati. Poi abbiamo la tecnologia e poi tutte queste cose qua sono state... anzi, queste qua sotto sono state aggiunte da una mod. Ci dice il numero di convogli, le flotte, i battaglioni... e la legittimità siamo al 61%, l'infamia a 0 perché non abbiamo ancora fatto niente, 6,95 di prestigio, 24 di PIL, poi alfabetizzazione, e vabbè dai, 45%, quindi 15 milioni su 33 non è malaccio, e infatti stiamo generando comunque ogni settimana un bel po',
ci sta, ci sta. Popolazione è questa che aumenta, ti dice, crescita annuale, 247.000. C'è qualcosa di non integrato. Vabbè, sono soprattutto contadini, sono 6 milioni. Persone a carico 24 milioni. Le persone a carico sono tutte le altre, sono come dire i figli e la famiglia di chi lavora. Allora, quindi poi vabbè, ci sono già dei radicali che rompono il cazzo e poi zero. Va bene. Vabbè, è questa qua, una panoramica. Allora, il primo video è proprio di introduzione. Bisogna capire che cosa si vuole combinare. Allora, noi siamo questi qui. Perfetto. Lui, Re Luigi Filippo. Bravissimo, lo guardiamo. Allora, ideologia orleanista, cultura francese, popolarità, che cosa c'ha? È un politico, quindi più 5% all'autorità, ed è discreto. 20% velocità di miglioramento delle relazioni e political movement radicalism. Ok, nella radicalizzazione del movimento politico porta a un aumento o una diminuzione. Ok, anche come comandante, giusto, lo potrei usare. E ci avrei l'intercettazione coordinata. Va bene. Allora, torniamo qua. Diplomazia, ecco. Allora, io sto garantendo l'indipendenza. Questa è una cosa che hanno aggiunto. Garantire l'indipendenza del Belgio significa che se il Belgio, forse c'è anche qua. Ecco, chiama praticamente il primo. Chiama il primo come se fosse un patto difensivo. Il Belgio viene attaccato e noi siamo lì. E noi siamo lì per proteggerlo. Quindi garantire l'indipendenza. Se i Paesi Bassi li attaccano e noi ci siamo. Ok. Poi abbiamo una bella rivalità, chiaramente, con la Gran Bretagna. Abbiamo un protettorato a Tahiti. Facciamo così. Vabbè, infatti. Tahiti, laggiù, sparso, buttato lì. Chissà se ci faremo mai qualcosa con Tahiti. E ha obbligazioni intanto interessanti dalla Grecia fino al 1846. E poi ci sono gli interessi. Allora, una cosa che mi interessa è fare gli interessi adesso. Panoramica diplomatica, dichiara interessi. Allora, 12 su 17 noi dobbiamo ambire. Allora, interesse dichiarato, è già dichiarato in tutto? Bene, lo dichiariamo anche qua in Polonia. Poi da qui, anzi qua, lo dichiariamo in New England e anche qua. 15 su 17. Beh, allora nell'Europa ci sta, sia così anche nel Niger. E ci teniamo buoni tutti. Poi vediamo. Allora, quindi questo l'abbiamo fatto. Bene, basta la diplomazia. Ok, boom. Ora togliamo questo. Siamo circondati da un Piemonte Sardegna, una Svizzera, poi tanti vari staterelli. C'è Baden, c'è la Renania. C'è due Renanie ci sono. No, questa qua praticamente fa parte della. Cos'è questa qua? Stato della Baviera. Ah, ok, la Renania è divisa in due, tra Prussia e Baviera. La Baviera, che non riesco a capire dov'è la Baviera. Comunque, Lussemburgo, poi c'è il Belgio. Ok, noi stiamo facendo nel frattempo qualcosa? No, perché bisogna crearci tipo degli stati cuscinetto, ad esempio con la Svizzera. Oh, allora si fa così, azioni diplomatiche, possiamo migliorare le relazioni, anche se siamo già messi bene. No, siamo neutrali, quindi miglioriamo le relazioni. Così ci fa un po' da cuscinetto. Con la Spagna assolutamente non voglio andarci a nozze, perché vorrei la Catalogna. E neanche il Regno di Piemonte e Sardegna, perché vorrei il Savoia. E quindi occio.
E qui non sarebbe male allora migliorare anche con il Belgio. Migliora le relazioni. Scambio di stati? No, anche proponi. Sarebbe male proporre anche. Allora, questo qua. Una cosa non detta nel tutorial. Si possono finanziare delle lobby amichevoli per quel paese bersaglio. Quindi va versa parte del suo reddito ai POP di un altro in base al gettito fiscale settimanale del beneficiario. Questa azione ha la possibilità di ogni settimana di creare e rafforzare lobby amichevoli nel paese bersaglio. Vabbè, quello che possiamo fare intanto è migliorare le relazioni. E fare, tutto sommato, non ci farebbe schifo, secondo me, anche fare un accordo commerciale. Perché il Belgio non c'ha una riluttanza? C'è una riluttanza di base. Questo non accetto. Va bene. Quindi aziende diplomatiche continue, queste qua. Poi abbiamo delle politiche o lobby, società anti-britannica, ma anche un'associazione francese-britannica. C'è qualcuno che invece vuole per unirsi le due. E sono di intelligenza che chiaramente pensano, ma perché farsi la guerra quando si possono fare la pace? Ma noi questi non li staremo a sentire. E poi c'è anche la Liga Antiprussiana, i militari. Invece i proprietari terrieri sono anti-britannici. E allora andiamo a vedere in politica chi abbiamo al governo. Abbiamo detto che sono 61. Qui ci capisco poco, con le prossime elezioni tra un anno. Governo. Abbiamo il Partito della Resistenza. E il Partito Repubblicano, rappresentato dagli industriali. Questo è, se noi riformassimo il governo subito e togliessimo, eccolo lì, togliamo gli industriali e noi con i proprietari terrieri, forze armate, chiesa cattolica, piccola borghesia, per ora guadagniamo un bel più 20 come governo accettato, perché se noi invece facciamo così, assolutamente crisi. Fronte Repubblicano, uno più gruppi di interesse nel Fronte Repubblicano è soppresso. Com'è soppresso? Gli intellettuali sono soppressi? No, aspetta un attimo che qua. Perché? No, vabbè, adesso. No. Non sopprimiamo le cose. Portiamo a un. No, a governo illegittimo assolutamente. Confronto repubblicano e basta, niente. Questo no. E questo invece è tanta roba. Quindi lo confermiamo. Vabbè, questo è annullare le modifiche. Posso fare leggi con supporto del governo. Allora, se invece abbiamo anche gli industriali, possiamo farne 34. Vabbè, per adesso che non abbiamo visto niente, guadagniamo un pochettino di legittimità. Questo ci fa un 25% di lealisti. Inizio di aumento del. Ok, le liste al mese quindi aumentano, va bene. Poi ci sono le leggi. Allora, noi siamo una monarchia. Una monarchia, c'è il voto per la ricchezza. Ce ne sono tante di possibilità. C'è un'esclusione culturale, quindi le culture straniere che non hanno nulla in comune sono discriminate. Però abbiamo libertà di coscienza, una religione ufficiale, ma il popolo può scegliere in cosa credere. Questo, sono nominati da governanti per servire i migliori interessi della nazione in cambio di alti stipendi. La burocrazia è fatta così, che tanto potrei anche farla elettiva. Vabbè, poi vediamo. Modello dell'esercito o esercito professionale? Quella ci vuole. E una guardia nazionale. Allora, guardiamo soltanto quelli dove si può cambiare qualcosa. Politiche per la povertà, nessuna sicurezza sociale, no. Donne proprietarie, tutela legale, cos'è? Sono legalmente sottoposte agli uomini con i massimi diritti, no, va bene anche così. Nessun controllo sulla migrazione. Qua posso fare tutto. Controlli sulla migrazione. Frontiere chiuse. Ok.
Non si può fare né interna né niente. Controlli sulla migrazione soltanto esterni. E dove si potrebbe fare invece qua? No, però adesso, ora come ora, si può fare tutto quello che si vuole. Poi abbiamo nessun sistema sanitario. Beh, questo non sarebbe male. Il problema è che adesso non abbiamo, non abbiamo burocrazia. Scuole religiose, scuole pubbliche, no, nessuna scuola, vabbè. Pro capite. Questa invece abbiamo rentate previste 108.000, variazione di rispetto alla legge fiscale, però almeno 53. Quindi entrate attuali 162, 138. E beh, si andrebbe a diminuire questa cosa, no? E non mi piace. Andiamo un po' sulle istituzioni. Abbiamo tutto, questo sta effetto del livello 2, ci sta arrivando. È già a livello 2, giusto? L'istruzione, bello. Allora, bilancio. Allora, innanzitutto andiamo un pochettino più su, perché adesso bisogna magari di soldini. Questo invece è il settore edile, strutture in ferro, strutture in legno. Anche intanto sono già, forse io queste qua devo dire che sono al 2 gennaio. Sì, è vero che ho fatto un giorno e voi non l'avete visto, ma sicuramente non c'era niente qua. Fatti vedere sugli edifici. Due edifici in costruzione. Forse l'ho fatto comunque. Vabbè, parte tutto. Bisogna aumentare sicuramente un po' di costruzioni, così si possono fare, se ne possono fare di più. Sono solo che in coda. Ci vuole un po' per fare gli impianti fertilizzanti. E quindi andiamo al mercato. Mercato francese. Allora, abbiamo visto political lobbies, va bene. Gruppi di interesse, ok, abbiamo visto chi è al governo. L'esercito, vabbè, l'esercito. L'esercito siamo messi bene. Il secondo corpo d'armata, eccoli qua. Eccoci qua. Allora, qui qui facciamo subito così. Prendiamo qualcuno qua. Le varie unità. Recruterà lancieri. Lancieri, ok. Mi sembra che possa andare bene così. Poi vabbè, ci sono le varie compagnie. Non facciamo parte di nessun blocco, ma poi lo potremo anche formare. Una tecnologia importante invece, cioè la rigatura. 32 mesi rimasti alla rigatura, che cazzo fa? È la scoperta che incidendo scanalatura spirale nella canna di un'arma è possibile imprimere una rotazione a proiettile aumentando la precisione. E non sarebbe male. Non sarebbe male. Nessuna tecnologia in coda? Allora, com'è che si fa qui? Un shift più click. O cliccando su più accanto a essa. Allora, quella dopo. Quella dopo è importante. Allora, forza armata e società, sulla produzione. Sulla produzione. Allora, qua abbiamo tolto già tutto. Abbiamo già fatto tutto. La nitroglicerina. No, non sarebbe male. Allora, vediamo un po' più. Poi andiamo sulla società, dove già gran parte delle cose sono state prese. Il nazionalismo. Non sarebbe male il nazionalismo. E poi torniamo sulle forze armate, ce la fanno vedere. Sulla logistica, importante la logistica. Per forza.
Vabbè, abbiamo tanto su cui lavorare. Allora, adesso andiamo qua. Carenza di ferro, carenza di fertilizzante, infatti sto costruendo, quindi lo vedremo. Decisioni disponibili. Certo, perché si potrebbe fare il ritorno delle ceneri e reclamare il corpo di Sant'Elmo, ma non lo facciamo subito. Anche perché se lo facessi, che succede? Darà forza e possibilità di placare i bonapartisti. Io non li voglio placare. Ecco. Oppure questa cosa qua dell'ismo di Suez, che minchia, la produzione è superiore ai 1000, però ti dice meno 1000. È tantissimo. E devo vedere poi una cosa. È stato incorporato tutti gli stati. Come che si fa a vedere più gli stati? Giusto. Panorama politico. Incorporo lo stato. Questo sarebbe l'ideale. Iniziare dalla Corsica. Perché avere una Corsica che... Ok. E poi andiamo avanti di qua. Bassa organizzazione massima. Allora, una organizzazione massima impedisce di operare. Ah, un limite di comando, cioè non riesce. Controlliamo un attimo. Allora, perché costui c'ha un limite di comando di 40. Ecco, allora vediamo un po' di fare subito uno spostamento di unità. Spostamento di unità o qualcos'altro a questa. Che magari c'è lui che può fare 60 e quindi ne può tenere un po' di più. Ecco, allora magari togliamo 5 fregate e 4 man of war. Qui sono 9 e qui sono 9 e quindi ci siamo a posto. Questo arriviamo a 60 e confermiamo. Bene. Poi cerchiamo di risolvere le cose. Basso tenore di vita. Vabbè, dai, sono al di sotto delle cose attese, non mi interessa. L'accesso al mercato è nei Paesi Bassi francesi. Vai un po' a vedere i Paesi Bassi francesi. Cosa c'è ai Paesi Bassi francesi? Vabbè, perché bisognerebbe migliorare le infrastrutture. Va bene. Poi ci sono i beni governativi costosi e militari. Vabbè, il ferro in generale manca e quindi paga di più. E poi c'è anche una terza flotta. Terza flotta ce n'ha 9. Ah vabbè, no, niente. Terza flotta un cazzo, perché si sta trasferendo. Infatti adesso stacchiamo. Cosa sta succedendo? Diffusione, la conquista di uno stato. Compagnia ha iniziato il gioco diplomatico, conquista di uno stato contro Kalat. Colonizzazione britannica, ha stabilito una colonia in Kenya. Ah, giusto. Facciamo un po' una cosa noi. Sta venendo colonizzato dalla Francia. Ok, questo qua è già nostro. Una colonia in crescita. Stato incorporato. Che potrei anche fare qualcosa tipo qua. No, diplomazia. Crea una colonia. Potrei farla anche qua. Non sarebbe male. Qui no, perché magari qua ci butto un po' una colonia. Oh, attenzione. Non in carenza di beni. Ragazzi, abbiamo pretendenti al trono. Eccoci qua. Noi poi ci lasciamo così. Tre dinastie rivendicano il trono di Francia. La linea di Ornaniso appoggia la monarchia costituzionale di luglio. Legittimisti discendi di Carlo X, mentre la linea di Bonapartista cerca di ripristinare l'impero francese. Tre stirpi sono a sorte per reclamare un'unica corona. Un tempo arcinemico di Roma, poi gioiello della cristianità e ora erede di un futuro incerto. I giorni della rivoluzione sono freschi nella mente dei francesi e un'altra così presto potrebbe portare al disastro. Il sangue potrebbe scorrere nelle strade prima che la questione sia veramente risolta. Sosteniamo i pretendenti. Assolutamente.
Non la casata di Orleone. Abbasso la monarchia. No. Sosteniamo i pretendenti. Assolutamente. Perfetto. Tanto è notte. Sempre notte? Perché è sempre notte? Non ho capito. Devo cambiare questa cosa qua. Perché è sempre notte? Così dal nulla. Impostazioni. Non lo so. Boh, non capisco. Sì, è notte. Vabbè, è notte, probabilmente è la luce. Rivalità fra Svezia e Danimarca, Spagna e Paesi Bassi, perfetto. Ottimo. Noi adesso per ora possiamo finire così, abbiamo fatto qualcosa. Vediamo un po' se aumenta, non vi ho fatto neanche vedere il mercato. Quello che dobbiamo fare è un po' risanare anche la frutta, qua il ferro, che c'è proprio una carenza assoluta. E più che altro invece esportare magari queste cose qua che non vengono prese. Vabbè, lo facciamo la prossima volta. Allora, se vi è piaciuto il video, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale e quindi ci becchiamo alla prossima. Dai, ciao!